Allora, come abbiamo anticipato, proviamo a esercitarci, a simulare una partecipazione della comunità di Soleto a questo strumento di cui abbiamo discusso nell'ultima parte della mattinata, che è questa opportunità della legge 44, che in particolar modo chiama a candidarsi con progetti di sviluppo locale sostanzialmente, seppur la legge parla di programmi di riqualificazione, ma abbiamo analizzato la legge, abbiamo visto come la legge in realtà sottenda un approccio integrato, un approccio di carattere sistemico rispetto alle tematiche e agli obiettivi di un programma di semplice riqualificazione urbana, quindi sottenda a obiettivi un po' più complessi e più integrati. Partiamo da dove siamo arrivati, vale a dire da questa declinazione di un'idea forza che potrebbe essere l'idea forza del programma regionale dei borghi autentici pugliesi, che sostanzialmente risponde alle priorità della legge stessa, ovvero alla necessità di contribuire alla qualificazione del territorio del sistema turistico di qualità regionale. Che richiama i territori a lavorare sulla mobilitazione del capitale umano esistente e presente nei territori stessi, che chiama i territori a lavorare sulle risorse attrattive del territorio, e lo abbiamo declinato con questa frase che abbiamo già analizzato stamattina, ma ve la ripeto proprio perché da questa partiamo per una simulazione. Poi vi spiegherò il metodo con cui lavoreremo a questa simulazione, poi magari lavoreremo un'oretta, un'oretta e mezzo alla simulazione e tireremo fuori le conclusioni. Magari mettendo in pausa lo streaming perché abbiamo bisogno di muoverci e vorrei utilizzare dei computer e materiali che vi fornirò, per cui, come dire, vi anticipo il percorso e poi lo realizzeremo insieme. Leggo di nuovo l'idea forza, il miglioramento continuo della qualità insediativa del contesto urbano e dei borghi, perché poi è il tema specifico della legge 44 del 2013, allo scopo di realizzare sistemi di ospitalità, e questa è la specificità delle prospettive dell'associazione, volti a mobilitare il capitale umano e i patrimoni ambientali e culturali disponibili e nel contempo facilitare l'apertura delle comunità locali, soprattutto di quelle comunità che presidiano aree marginali rispetto ai principali flussi turistici, ma non per questo ricche di attrattori con cui competere positivamente sul mercato. Ed è qui dentro anche il tema implicito, diciamo, di quelle aree marginali che non solo sono lontane dai flussi turistici, ma che sono lontane, come abbiamo visto, dai centri che erogano i servizi di base sulla salute, sulla sanità, la mobilità, l'istruzione, e per questo sono stati definiti e classificati dal Ministero, come comuni aree interne nella logica, nella declinazione della strategia nazionale per le aree interne stesse. Ora, tutto questo per dire che rispetto a questa declinazione, a livello prima d'area vasta e poi a livello di singolo livello comunale, i temi che dovremmo andare a incrociare nella nostra evoluzione, nello sviluppo di un'idea progettuale, sono i temi che qui vengono proposte con delle specifiche più o meno, come dire, riconoscibili, che è quella della qualità urbana, nella sua accezione anche del patrimonio immobiliare presente ed esistente, sia di natura pubblica che privata, della fruibilità turistica, quindi della capacità di quel comune di essere fruito dal punto di vista turistico, in termini di servizi, in termini di accessibilità, in termini di reti, diciamo, in termini di collaborazione, di reti collaborative tra i soggetti che operano su quel territorio. La valorizzazione del sistema delle produzioni tipiche, che è uno degli asset importanti anche richiamati dalla legge, dove la legge parla esplicitamente di valorizzazione di quei contenitori che possono in qualche modo ospitare produzioni di qualità e la loro valorizzazione, la promozione del patrimonio identitario, la mobilità territoriale, che non è necessariamente quella di Amsterdam, ma è quella anche delle piccole realtà e quindi di una mobilità, come dire, di forme di mobilità intelligenti sul territorio.
il tema del paesaggio urbano, del paesaggio culturale e naturale, no? Il paesaggio nella sua accezione più complessa, il welfare, cioè il tema della socialità, delle comunità, e il tema anche di una nuova capacità di governance di questi territori, che non passa sempre solo attraverso la capacità di governance delle amministrazioni, ma passa anche attraverso forme innovative di governance, di compartecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. Vedi uno degli appuntamenti che avete messo in calendario, quelle sulle comunità di cambiamento, no? Di cui anche in associazione, come si diceva stamattina, abbiamo delle esperienze. Torno a Melpignano ad esempio, oppure per fare un altro esempio, Saluzzo in Piemonte. Loro hanno partecipato in questo senso a un progetto dell'associazione che si chiama, un po' con una retorica narrativa, Borghi della Felicità, ma dove il tema era la centralità del cittadino rispetto alle scelte pubbliche. Questi sono i temi che mi piacerebbe che noi andassimo ad intercettare. Ma perché spengo sempre? Che noi andassimo ad intercettare. Ok. Che cosa volevo aggiungere? Si fa ciò attraverso, partendo dai contenuti del manifesto. Io vi do dei materiali, tra cui vi darò questo fascicoletto che è, come dire, una brochure sui contenuti dell'associazione. Trovate esattamente i temi del manifesto dell'associazione. Lo si fa per andare ad affrontare alcune questioni, ma soprattutto per l'ultima slide che volevo farvi vedere, è questa. Sì, dov'è? Ecco qua. In teoria, cioè nella pratica, il metodo che noi andremo a utilizzare, che noi stiamo usando per come dire, confezionare questo programma, è un metodo, come ho detto, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione con una serie di step. Quindi si parte, abbiamo fatto un focus preliminare con tutte le amministrazioni interessate a partecipare al programma regionale Borghi Autentici, il programma di qualificazione ai fini della legge 44. Dicevo stamattina a qualcuno di voi, lo sforzo, la legge di per sé non prevede necessariamente che un comune, per poter candidarsi con un proprio programma, deve passare attraverso la rete, ma la forzatura, tra virgolette, lo sforzo che ci siamo impegnati a svolgere, a promuovere, è quello di far sì che al di là di una candidatura dei singoli comuni ci sia una proposta regionale di natura strategica che connoti le politiche, le aspirazioni, le prospettive di tutta la rete Borghi Autentici. Quindi siamo candidati a lavorare a un programma regionale dove, dentro al quale, si abbiamo detto, si collocheranno delle declinazioni a livello di area vasta e a livello comunale. Quindi abbiamo incontrato le singole amministrazioni, quelle che ci sono state, no, a partecipare, quelle che ci stanno a partecipare a questo percorso. Quindi dei 30 comuni Borghi Autentici abbiamo incontrate quasi tutte quelle che hanno deciso di fare un cammino specifico all'interno di questa iniziativa. Abbiamo raccolto e abbiamo analizzato, lo stiamo facendo, la progettualità sia a livello di rete regionale che a livello di rete comunale. È in atto contestualmente, lo stiamo facendo, lo stiamo definendo in ogni comunità un focus per condividere l'esito di questa analisi e per in qualche modo condividere delle aspettative e delle progettualità. Andiamo a declinare l'idea forza che abbiamo detto prima a livello prima d'ambito e poi a livello comunale, torniamo a parlare con le amministrazioni, definiamo insieme alle amministrazioni e alle comunità le proposte e interventi declinati a scala locale e poi ci sarà la presentazione del programma, che di per sé, vedendo la legge, è un oggetto che ha un respiro lungo, almeno di 3 anni, ma che può essere implementato con degli aggiornamenti anno per anno. Quindi la logica è costruire un prodotto, un'ipotesi di lavoro, di concertazione stabile, di partecipazione stabile. Ci saranno anche dei tavoli di aggiornamento di questo programma e ogni anno lo si può aggiornare con magari delle declinazioni puntuali a livello locale. Questa è l'impostazione del piano. Cosa veniamo a noi? Vi propongo di lavorare su alcuni materiali che presto vi illustrerò, su quelli partire per, come dire, approfondire alcune questioni di cui abbiamo discusso stamattina, estrapolare alcune suggestioni e sulla base di questi materiali provare a buttare giù un'ipotesi di candidatura del Comune di Soleto a questo programma regionale, partendo dai contenuti, dai valori, dalle vocazioni e dalle risorse presenti su questo comune.
Non ho preparato una scaletta puntuale, ma mi piacerebbe che, così come abbiamo fatto passeggiando, venissero fuori quei due o tre temi, diciamo, di interesse intorno al quale si può costruire un racconto, si può costruire una ipotesi di lavoro che vada a impattare su tutti i temi che abbiamo visto prima, e provare a dare l'output per una possibile candidatura dell'amministrazione, qualora l'amministrazione, attraverso la sollecitazione della sua comunità, possa decidere di aderire a questo percorso. Queste ipotesi sono le 4 meno un quarto. Io direi lavoriamo insieme un'oretta e mezzo, e poi magari per ogni gruppetto di lavoro che andiamo a fare tireremo le conclusioni riprendendo lo streaming, va bene? Ok, sospendiamo allora, grazie. Azione di questa idea forza, articolando una, diciamo, l'idea e l'invito era quello di articolare una proposta progettuale che passasse attraverso la individuazione di quelle che sono le vocazioni, gli attrattori, le risorse del territorio, passasse a individuare quali erano gli obiettivi su cui andare a lavorare, tra il tema del paesaggio bene comune, il paesaggio dei borghi di qualità diffusa, oppure il tema dei borghi di qualità diffusa, oppure il saper fare delle comunità, individuare, quindi declinare tra questi obiettivi un'idea progettuale, individuare delle linee di intervento, dei possibili progetti o iniziative, individuare gli attori coinvolgibili, una tempistica, e soprattutto individuare quelle che possono essere le ricadute su quello che è il sistema economico, sociale e territoriale. Avete lavorato in due gruppi, io sono sicuro che ogni gruppo ha un suo candidato che vorrà presentarci il lavoro. Partiamo da loro, sei tu. Come premio un cioccolatino, perché ti sei... Sì, devi scrivere se vuoi, cioè se scrivere ti serve a fissare alcuni passaggi. Vabbè, seguo quello che è la scaletta, diciamo, che abbiamo fatto, degli obiettivi e delle tematiche da sviluppare. L'idea di forza che abbiamo pensato insieme ai colleghi del mio gruppo è quella, l'idea di forza quindi di Soleto, è, diciamo, far riemergere la Soleto delle famiglie nobiliari, quindi la città nobiliare di Soleto, dico quindi famiglie nobiliari. E quindi la città nobile, e quello, ovvero Soleto nel tempo d'oro, quando Soleto era centro del grande feudo che apparteneva appunto a Soleto, che poi si è diviso in vari comuni, e quindi la città nobile. Così, ci è venuta in mente questa linea guida come obiettivo. E per quanto riguarda la declinazione locale legata quindi a questo grande tema, ovviamente abbiamo visto la predisposizione per il borgo di Soleto, che è dotato di grandi palazzi, cioè di palazzi nobiliari esistenti tuttora a Soleto, quindi abbiamo i palazzi nobiliari, in realtà vedono quindi una declinazione naturale del borgo, e palazzi nobiliari che quindi poi vedono da una parte una rete, come abbiamo detto, la rete corta, cioè orizzontale nei confronti di quelli che sono proprietari degli stessi palazzi nobiliari, e una rete appunto più diffusa, più lunga, legata a quella che può essere poi l'entrare in un circuito di quelli che sono i palazzi e le ville più belle appunto dei borghi. Per questo abbiamo un discorso in orizzontale legato proprio alle comunità locali, un discorso appunto in verticale riguardante appunto i festival, oppure degli eventi a tema legati quindi alle città, ai palazzi più belli. Per quanto riguarda il paesaggio, naturalmente questo prevede, o nella strategia di sviluppo di quest'idea, la valorizzazione del centro e del borgo urbano,
questo attraverso una riqualificazione proprio del centro, che oltretutto deve essere anche, che prevede anche la valorizzazione dell'intero, possiamo dire, feudo legato a Soleto, e quindi abbiamo pensato non soltanto ai palazzi interni al borgo, ma soprattutto cercare di creare un percorso riqualificato dell'intero feudo. Questo attraverso quindi il coinvolgimento non soltanto dei proprietari, che quindi devono riconoscere il bene stesso del palazzo in cui, di cui sono appunto proprietari, quindi fare dei palazzi nobiliari, anche delle vecchie masserie predisposte all'epoca dai vecchi nobili per i loro contadini, e quindi no, per l'allevamento e l'agricoltura, e quindi far emergere, rendere riconoscibile questo bene comune, che, comune, e renderlo anche fruibile al, appunto, non soltanto alla cittadinanza, ma anche all'ospite, al visitatore. Per quanto riguarda il borgo di qualità, noi abbiamo pensato di sviluppare appunto innanzitutto quello che è il decoro urbano del borgo. Questo attraverso per esempio l'interramento dei cavi all'interno appunto del, del centro, o ancora un arredo consapevole, ossia per esempio abbiamo un decoro urbano. Un decoro urbano che ovviamente si sviluppa attraverso, abbiamo detto, l'interramento dei cavi, oppure ancora abbiamo pensato a un arredo consapevole. Ora vi spiego l'arredo consapevole, che è molto carino. Questo merita un altro cioccolatino, l'arredo consapevole. Eh sì, direi un altro applauso, direi, non lo sentirò. Allora, l'arredo consapevole ci è venuto in mente, per esempio, per rendere fruibile e anche più facile al visitatore o al cittadino stesso rendere, capire quello che era la ricchezza del proprio borgo, sarebbe carino per esempio allestire proprio nelle vicinanze di quello che può essere un palazzo, uno stemma o altri punti di interesse all'interno del borgo, per esempio delle panchine messe appositamente, cioè dislocate all'interno del centro, per far fermare il visitatore e quindi renderlo renderlo lui stesso parte di quella visione del borgo. Quindi non lo so, mi immagino davanti a Palazzo Carrozzini una bella panca in pietra utilizzando quella che è la risorsa come la pietra di Soleto, e quindi laddove il visitatore si ferma, il cittadino stesso si ferma, si rende conto che lì è un punto di interesse, è un valore aggiunto, un bene comune del borgo in cui vive. Questo è l'arredo consapevole che abbiamo pensato. E non ho sentito applauso. Vabbè, ovviamente ci sarà poi la chiusura al traffico del borgo stesso, che è necessaria, diciamo, per far rivivere appieno quello anche che era ai tempi, non ci mancano i cavalli e gli asini, però insomma già chiuderlo alle macchine e far rivivere il centro come era ai tempi appunto della città nobile. Chiusura al traffico. Poi un'altra cosa che c'era venuta in mente, ovviamente, è la segnaletica, che può essere ovviamente indispensabile, non soltanto la segnaletica, magari anche delle piazze, come abbiamo visto manca poi quella piazza Aldo Moro dove ci troviamo, quindi magari una segnaletica più accurata anche può essere un buon fattore, non soltanto quindi per la comunità stessa che ci vive, ma anche per il visitatore che viene. Magari un efficientamento in quella che è appunto l'illuminazione del borgo stesso, così come anche del circondario, e quindi abbiamo pensato a sostituire non tanto le bellissime, bellissimi lampioni che ci sono, quanto appunto le lampadine, con appunto le lampadine a LED, comunque l'efficientamento energetico almeno dell'illuminazione stessa, quindi un'illuminazione consapevole. Responsabile, questo lo scrivo che mi piace. I cioccolati sono finiti, è inutile che ti... E poi arredo consapevole, sì, come aveva suggerito il mio collega, le passeggiate, com'era? Passeggiate sedute, organizzare queste passeggiate sedute, che è veramente un bello spunto di riflessione. Ah, poi usando la rete consapevole, ovviamente, quindi tu c'hai queste passeggiate inconsapevoli. Poi no. Questo non fate gli spiritosi, perché state boicottando il suo, sì, infatti. No, la passeggiata seduta è proprio quello che attraverso un arredo consapevole tu in realtà passeggi e ti soffermi dove sei stanco, proprio ad ammirare quella che poi è la ricchezza del borgo stesso. Cioè, come dire, invece di farlo da solo, vieni qui accompagnato a sederti sulle panchine. Esatto, poi questo ci...
Poi abbiamo detto un addobbo. Ma l'è scritta questa cosa della passeggiata seduta? Per scrivere. Non vuole lasciare testimonianza. Non vuole lasciare testimonianza. Va bene, poi un'altra cosa. Sapevo non te lo davo il cioccolatino. Un'altra cosa importante, una volta la chiusura del traffico, naturalmente sarebbe un'armonizzazione dell'urbanistica, cioè cercare di armonizzare quello che sono almeno le facciate del centro, cercando di tutelare al massimo quella che è, diciamo, l'armonia architettonica delle facciate. Sì, cercando appunto di impedire determinato, magari di invitare anche gli abitanti stessi, i proprietari, a rivedere appunto le loro facciate in modo da armonizzare l'intero borgo. Come? Per esempio ci stiamo facendo gli incentivi alla ristrutturazione, quindi ristrutturazione delle facciate, impedendo di inserire cancelletti metallici inguardabili al posto delle porte, delle finestre fantastiche, quindi cercando di fare anche un piano, magari sì, un piano regolatore, ora non lo so, comunque incentivando gli abitanti a mantenere un determinato profilo. No? Vabbè, poi ovviamente abbiamo detto il piano colore, cercando di evitare di trovarsi palazzi verdi e palazzi viola all'interno di un borgo quale quello di Soleto. Per quanto riguarda il saper fare delle comunità, abbiamo deciso di mettere in campo, sempre riguardando quella che è la città nobile, il periodo nobile, il periodo d'oro, possiamo dire, di Soleto, abbiamo pensato, vabbè, naturalmente a riprendere il discorso anche dell'enogastronomia, quindi promuovendo quello che per esempio, no, le vecchie locande, i vecchi ristoranti, le vecchie trattorie che comunque sono un'attrattiva già di per sé per il territorio, che perdurano nel tempo, o ancora riprendere quelli che sono i vecchi mestieri, cercando quindi di promuovere quello che è la riapertura delle piccole botteghe, come per esempio gli scalpellini con la pietra stessa di Soleto, o ancora la lavorazione del telaio, che un tempo appunto era, cioè, si utilizzava a Soleto, oppure, vabbè, poi questo lo dico dopo, oppure ancora promuovere anche quella che l'utilizza appunto è un'altra cosa del saper fare, per esempio i prodotti da forno, cioè sappiamo che abbiamo dei migliori prodotti da forno, come esempio le friselle, le pucce, no? Quindi riprendere il piano enogastronomico, che comunque è durato negli anni, però riportarlo magari all'interno del borgo, favorendo e quindi anche incentivando i piccoli magari artigiani che vogliono appunto rientrare a aprire delle attività all'interno del borgo. Per quanto riguarda... Aspetta, scrivila questa... Allora, abbiamo detto quindi... Pane consapevole. E artigianato responsabile. Vecchi mestieri. Vecchi mestieri, tra cui abbiamo detto appunto lo scalpellino, che era tipico del nostro territorio, proprio per la pietra, poi oltretutto che abbiamo tipica di Soleto. Poi abbiamo la lavorazione del telaio. Vabbè, poi la lavorazione di tutti i prodotti da forno. Scrivilo. Prodotti da forno. Bastava fare. Prodotti da forno, e quindi tutti questi cercando di incentivare la riapertura anche delle piccole attività all'interno del borgo, non soltanto all'esterno. Per quanto riguarda le filiere, da un punto di vista, possiamo dire, delle filiere vere e proprie, non potremmo far altro che promuovere quelle che sono poi le ricchezze artigianali del territorio, no? Le peculiarità artigianali del territorio, partecipando alle fiere, anche come per esempio quella dell'artigianale, che è una delle più importanti in Italia, che si svolge nel mese di ottobre, novembre, mi sa, in Basso Salento, Tigiano, un paese vicino. Miggiano, scusate. Per quanto riguarda le linee di intervento, io direi che siamo in sintonia, oltretutto con quelle che sono anche le linee di intervento nazionali, che sappiamo hanno promosso la riapertura delle botteghe degli antichi mestieri, hanno promosso il recupero dei centri storici, i piani appunto riguardanti le aree verdi, e quindi ci inseriamo comunque linee di intervento nazionali e non solo, che vanno a sua volta appunto a recuperare determinati spazi e luoghi all'interno delle città, ma anche determinati mestieri e attività vere e proprie. Per quanto riguarda i progetti e le iniziative, ci era sembrato simpatico organizzare, proprio perché appunto il nostro
l'idea di forza si basa quindi sulla riapertura al pubblico, ai cittadini, quelli che sono i palazzi, la città nobile di Soleto, organizzare delle visite guidate, per esempio in abiti d'epoca. Sarebbe molto carino riportare, quindi ricostruire all'interno del nucleo del borgo queste visite, perché ciò comporterebbe non soltanto una fruizione di quei palazzi, quindi facendo vivere i palazzi nel modo in cui questi ultimi appunto sono stati costruiti, cioè con lo scopo primo. E oltretutto sarebbe carino, perché questo comporterebbe la partecipazione non soltanto di apposite guide, no? E quindi tu facesti partecipare delle guide o dei narratori dei luoghi. In più potresti far realizzare proprio dalle sarte, perché anche c'era un paese di sarte, i vestiti d'epoca, quindi coinvolgeresti un altro numero di persone all'interno della comunità, sempre per la comunità stessa e per il visitatore, oppure potessi anche far coinvolgere quelle che sono le associazioni teatrali o comunque i ragazzi che poi sviluppano appunto il tema della visita guidata a tema in abiti d'epoca all'interno del borgo. Quindi questo andrebbe ottimo sulle ricadute socio-economiche, abbiamo pensato noi, non soltanto per la comunità stessa, che quindi attiva e produce e realizza la valorizzazione stessa del borgo, ma anche e soprattutto per il visitatore o l'ospite, che poi si ritrova immerso in quel contesto stesso. Scrivi. Hai a disposizione un foglio solo. Infatti scrivo così, però poi ci siamo capiti. E poi un'altra cosa interessante sarebbe quella di ricreare all'interno sempre dei palazzi dei laboratori legati proprio agli antichi mestieri, e quindi accompagnare quelle che sono le nuove generazioni oppure gli interessati o anche i visitatori stessi a immergersi in giornate intere a lavorare il legno, a lavorare la pietra o a lavorare il telaio o i prodotti da forno. Quindi posso scrivere laboratori in genere sempre all'interno dei palazzi, ai palazzi nobiliari. Per quanto riguarda poi la questione appunto più ampia del feudo stesso di Soleto, abbiamo pensato alle passeggiate ecologiche però possono prevedere per esempio un picnic lungo il feudo. Per esempio noi abbiamo un posto particolare che è un metà di Soleto e metà di Senadia, è un bellissimo, è carino, insomma, una sorta di lago così, che quando piove si allaga tutto, quindi sarebbe carino rifare questo percorso. Sì, è carino questo percorso ecologico, fermandosi proprio lì, facendo un picnic, magari passando dalle masserie e prendendo quelli che sono appunto i prodotti tipici del luogo. E quindi questa è una passeggiata ecologica che può essere fatta anche a cavallo o con gli asini, come proponeva Chiara. E questo. Brava Chiara per gli asini. Brava. Si vede che voglio partire in compagnia. Forse perché frequenta già lui. Poi, per quanto riguarda le passeggiate, volevo specificare che le passeggiate sono anche importanti, perché queste non soltanto vanno a coprire quello che è il feudo di Soleto, ma anche perché vanno a toccare quelli che sono i vecchi possedimenti, le vecchie masserie sparse sull'intero feudo. Quindi la passeggiata dà il senso di quanto Soleto all'epoca appunto delle città nobili, all'epoca dei grandi nobili che vi abitavano, quanto era grande e quanto era estesa il suo feudo. Per quanto riguarda la tempistica, noi abbiamo pensato che per una prima realizzazione, diciamo, di quest'idea, quindi con la collaborazione del comune per quanto riguarda l'illuminazione, per quanto riguarda l'organizzazione, il convincimento dei proprietari all'interno di questo piano strategico di valorizzazione del centro, ci siamo dati positivamente una data di 9 mesi. 9 mesi in cui, con questa concertazione che vede comuni, pubblica amministrazione, privati, associazioni, mettere in piedi appunto questo piano di valorizzazione del centro. No, solo un paio di domande. Sì. Qui emergono sicuramente dei temi, diciamo, suggestivi rispetto a quelle che possono essere reali opportunità di sviluppo, no? Cioè il recupero della linea della città nobile, l'idea della città nobile, che porta con sé l'esplicitazione di alcuni valori, che i valori immobiliari dei palazzi nobili, il valore diciamo del paesaggio urbano, no?
il valore del recupero dei saperi tradizionali. Ti domando un po' di cose, cioè, rispetto ai palazzi nobiliari esiste un censimento del loro stato di attuazione, del loro stato d'uso? Esiste un lavoro oggi di mappatura di queste? No. Quindi sicuramente per poter bisogna capire effettivamente che disponibilità c'è dei proprietari, che tipo di utilizzo se ne può fare, quanti di questi sono utilizzabili, altrimenti ci scontriamo con un'idea suggestiva ma non realizzabile. Il tema dei saperi locali, esiste questa competenza di cui tu parli, esiste? Esistono gli artigiani che posseggono queste competenze? Sono state trasferite in qualche modo? Perché il centro, come abbiamo visto, oggi non ha attività commerciali. Ed è difficile far sì che nascano attività commerciali se non ci sono. Guarda, le Scalpellini sì. Ecco. Sono presenti due artigiani che lavorano la pietra leccese, non okay. La pietra di Soledo, ma pietra ci sono leccese. Cioè bisogna capire da una parte se c'è ancora in campo le competenze. Se sono poche ad averle, come trasferirle e a chi trasferirle, e poi soprattutto un'attività commerciale presuppone che ci sia da gente che vada ad acquistare, e quindi come dire, è immaginabile che oggi tu possa riaprire l'attività commerciale se prima non hai riportato delle persone o residenti o turisti che in parte dell'anno risiedono, e quindi con delle forme di offerta commerciale che come dire, sono diverse a secondo se si rivolgono alla popolazione residente o si rivolgono alla popolazione di turisti. Detto ciò, tutto va bene, la passeggiata consapevole, come dire, però l'idea è suggestiva, cioè carina, l'idea che il patrimonio urbano, gli immobili, tornino a avere la funzione di oggetti di osservazione, no? Cioè, noi parliamo di paesaggio urbano, in realtà la prima cosa da fare non è quella solo di fruirne, ma è anche quella di osservarli, assumere, quindi più che passeggiata consapevole, consapevolizzante. Cioè che deve riportare nella cittadinanza locale, prima di chi vive già qui e poi di chi arriverà, una consapevolezza del valore di questa cosa. No, interessante, perché comunque tu dai al solito una vocazione specifica rispetto a un'idea generale. Quindi l'epoca d'oro, la città nobile, è solito, come dire, si candida a essere per la sua storia dentro questa rete un pezzettino di un puzzle più grande. Va bene. Questo è tuo, non lo vuoi? Sì. Chi vuole il secondo cioccolatino del gruppo? Gabriele. Questa è la scusa più. No, dobbiamo chiamare già Draghi per il grigo. In realtà da un'idea di forza che invece è più contestuale al territorio, cioè nel senso siamo partiti dal concetto di grecità, quindi ci siamo collegati a quello che è la Grecia salentina. E, per fare questo poi abbiamo scelto, come insieme a questa idea di forza, come declinazione locale, quello della magia. Quindi abbiamo scelto la grecità come aspetto caratteristico antropologico e culturale del territorio, dall'altra la magia, quello che poi lega con un certo filo conduttore questi due fattori. Quindi diciamo che abbiamo la grecità da una parte, molto meno bravo a scrivere, poi sono mancino, quindi grecità e magia sono i due. Bravo, apposta l'ho fatto. Quindi diciamo grecità e magia sono questi due punti di forza. In realtà molte delle cose che aveva detto l'altro gruppo sono state pensate, però partendo soltanto da un ragionamento diverso, nel senso che non abbiamo preso il punto di riferimento quello che sono i palazzi nobiliari, perché no, c'è un
il fatto non poi un problema sapere quanti sono, se ce ne sono, se davvero questo sono disponibili, se può essere un asset di rilievo. In realtà noi abbiamo scelto di partire dai luoghi invece chiusi del centro storico, quindi quelli che non hanno di per sé apparentemente un'importanza storica, storico-culturale, anche se poi legate contestualmente molti palazzi sono lì vicino, quindi diciamo essendo facciamo il 60% del centro storico abbandonato, abbiamo scelto l'intervento, l'identità del nostro borgo partendo da questi luoghi. Facendo un passo indietro e parlando delle reti, quindi in che modo noi ci possiamo legare tra magia e grecità a quello che offre diciamo, il territorio nazionale e locale. Locale ce l'abbiamo, nel senso è la scelta contestuale, quella della Grecia Salentina, abbiamo un'unione di comuni di riferimento che è già una micro rete di riferimento. Sulla magia invece abbiamo scelto quello, abbiamo fatto una breve ricerca, poi in realtà sicuramente ce ne sono tanti altri comuni, altre realtà che sfruttano comunque la loro identità territoriale, anche turistica o culturale, attraverso la magia. Abbiamo visto che c'è Padova, c'è Baccifava Morena, in provincia di Macerata, che comunque c'è ad Aosta, ci sono tanti comuni che in realtà hanno questo come identità. Parlando invece un po' sul paesaggio bene comune, borghi qualità e saper fare delle comunità, un pochino è interessante questo aspetto, nel senso che il decoro urbano c'è, non è un asset fondamentale. In realtà abbiamo semplicemente fatto un passo indietro, nel senso che segnaletica, illuminazione, arredo consapevole, questo interramento dei cavi no, chiusura al traffico neppure, però diciamo che segnaletica, illuminazione e arredo consapevole, processi che comunque è la stessa comunità che se ne appropria, cioè nel senso non sono io associazione che decido quale può essere l'arredo consapevole, nel senso vengono avviati dei percorsi laboratoriali che vanno a individuare qual è l'arredo consapevole, in che modo illuminare la città, in che modo rifare alcuni progetti. Quindi diciamo che l'asset decoro urbano è fondamentale, semplicemente provare a coinvolgere la comunità per dargli un'identità. Partecipare. Sì, per farla partecipare già dall'inizio a questo processo. Riragionando a quei luoghi vuoti, in realtà siamo finiti anche noi su vecchi mestieri. Per due motivi: uno è quello storico che ci appartiene, quello tessile che ha detto Francesca, quello della pietra di Soledo, ma di un diverso numero di professionisti, amatori locali che comunque lavorano in ambito artistico, artigianale, ce ne sono tanti sul territorio, molti non sono conosciuti, altri lo sono esposti anche in giro per il mondo, quindi comunque ci sono dei personaggi che potrebbero fare da attore. Quello che abbiamo pensato è di trasformare il centro storico in un contenitore, quindi partendo da questi luoghi abbandonati, questi luoghi chiusi che dovrebbero essere riaperti, farli diventare dei contenitori di tutte queste attività. Quindi in realtà no, il ragionamento è più o meno lo stesso. Quello che ci è venuto forse in più, ma nel senso che poi il collegamento è lo stesso, era in quello scambio nelle reti lunghe, nel senso che alcuni di questi luoghi, tre o quattro spazi, potrebbero essere, o comunque luoghi che invece sono di proprietà dell'amministrazione comunale direttamente, quindi non partendo dai privati ma dai pubblici, fare diventare dei contenitori di scambio. Nel senso, se io ho una comunità che è identificata attraverso la grecità o come per voi con i palazzi nobili, rendere questi luoghi un momento di scambio con le altre comunità, nel senso sono solo esibizioni per chi viene. Una settimana all'anno c'è il momento dello scambio, abbiamo già quei luoghi che diventano perennemente, poi per un anno, per sei mesi, un'esibizione, un'esposizione di quello che le altre realtà offrono, in modo anche da intercettare uno scambio con quelle comunità, quindi iniziare a creare un legame partendo da degli spazi che metti a disposizione di altri. Sulla chiusura al centro storico, vabbè, tutte queste cose ce le abbiamo. Sugli attori da coinvolgere, in realtà ci sono tutti, nel senso che la progettazione parte dal bassissimo, che sono i semplici cittadini. Una cosa che manca a Soledo è per esempio una mappa della comunità,
ed è quello che manca strutturalmente anche a livello conoscitivo, nel senso che bisognerebbe anche partire da là per poi ritornare a quel discorso del coinvolgimento, per capire quel luogo, se era un luogo privato, ma se forse prima c'era una bottega, abbiamo del materiale da aggiungere a livello di comunità. E quindi questo aspetto era un punto che ci è piaciuto come ragionamento, quello comunque di mettere in rete quello che è la conoscenza del territorio, che attualmente comunque manca, cioè non c'è un dato di fatto, una piattaforma che va a raccogliere tutte queste informazioni. Se mi sto dimenticando qualcosa, man mano richiamatemi. In questo modo diciamo che il centro storico va a diventare una sorta di contenitore culturale, partendo da questi luoghi abbandonati dovrebbero essere, con un'azione partecipativa, riempiti da chi? Attraverso artigiani locali, occhio alle arti, le vecchie arti o quello che rende ed è caratteristico del territorio, ma renderli anche temporanei, nel senso che non devono essere per forza sempre quelli, nel senso che deve essere una trasformazione perenne, né? Sì, quasi una sorta di temporaneità di questi luoghi, nel senso che la comunità si va man mano a definire, infatti noi ci siamo immaginati un pochino i tempi più lunghi, nel senso abbiamo dato 2 anni, credo, tendenzialmente, di progettazione per il compimento di un'operazione del genere. Ovviamente c'è il discorso lingua, che è l'idea forza, nel senso che dal greco passa un aspetto che è molto importante sia nella lingua di per sé, ma anche in cosa si portava dietro quella lingua, quindi con gli abiti che potevano, gli abiti d'epoca o altre informazioni che possono arrivare. Senza dubbio la trasmissione del sapere di quella lingua è un punto di forza, nel senso assoluto, se ne lo parlano in 3-4 persone, manca una cultura non della antropologica della lingua, ma proprio di conoscenza della lingua, e quindi riportarla, nonostante è stato fatto con le scuole, però non si conoscono in realtà chi sono queste persone, potrebbero essere loro già parte di una comunità ospitale, cioè nel senso sono già in grado di poterti fare una visita o riraccontare il territorio in quest'altro modo. Quindi diciamo li abbiamo chiamati micro spazi espositivi, cioè questi luoghi che vanno a puzzle a comporre quello che è l'identificativo della comunità. Uno è il contesto, che è quello della grecità, e l'altro è quello che riempie il contesto, quindi i suoi attori, i protagonisti. Credo ci sono tantissime altre cose che potevo dire, ma tendenzialmente siamo qua, cioè noi ci è piaciuto più ragionare su questa, ripartire da quello che non c'è, diciamo, come punto di forza. Ovviamente quello che è il patrimonio culturale, quello che è il sistema degli alberghi diffusi, quello che sono tutti gli strumenti, sono azioni pensate che quindi sono state già considerate. Sul saper fare delle comunità forse è stato un po' il punto debole, ma perché lo abbiamo già incluso nel riempire quei microspazi, nel senso che già un processo che porta a quel riempimento è già un saper fare della comunità. Se lo fa, ci sono tante idee, possono essere pure quella di una settimana a ciascuno, quello dell'accoglienza con l'enogastronomia, ci siamo più immaginati un modello che in realtà degli step veri e propri. Ovviamente sulla magia è il punto forte, su quello che io vi ho raccontato non c'è molta magia, però va trovato forse ancora quel legame, quindi su questa idea progettuale manca questo aspetto, che però è com'è? Una serata con Simba. Sì, vabbè, poi lì ci sono gli eventi, nel senso quell'aspetto non ci siamo immaginati, però come diciamo che tutti questi laboratori o questi spazi non hanno come punto di forza la magia, ma ce l'hanno nella loro grecità, quindi questo è stato diciamo la magia soltanto come strumento più di attrazione, di promozione, che in realtà come processo decisionale, come processo identitario, sì. Poi non so se sto sbagliando qualcosa in interpretazione o altro, però diciamo che la comunità, come primo step, la comunità che inizia a progettare se stessa, che poi è un po' il senso anche che sta dietro a questo laboratorio. Il senso di tutto questo laboratorio. Sì, il senso di tutto questo laboratorio, perché comunque... è stato progettato così. Sì, è stato progettato così,
sì, è ciò che forse l'operazione più difficile è quella che manca, è sul concetto di comunità in questo paese. E, quindi bisognerebbe iniziare a lavorare su questi aspetti, e forse neppure noi sappiamo quali sono le nostre peculiarità. Mi sembra che un elemento che si coglie è che appunto quello di lavorare sulla identificazione degli elementi più peculiari della comunità. Una volta riconosciuti questi elementi, la comunità, ovvero alcune parti della comunità, si organizza per tradurre queste locazioni in attività economica, che dovrebbero usufruire di spazi espositivi, di spazi di commercializzazione, di spazi di promozione, di visibilità, microspazi che hanno una evoluzione dinamica, sì. Cioè che li uso in alcuni periodi, li uso in funzione del flusso turistico, in funzione della potenzialità di poter avere un soggetto che fruisce di quegli spazi, perché per lo tema è riempire il centro, portare gente che sia residente o che sia fruttore del turismo. Due idee che si contrappongono, una parte si contrappongono e si completano, una parte è un patrimonio materiale, immobili, immobiliari, quindi al di là che tutti e due hanno bisogno di un censimento, però una parte è un elemento identificabile, il palazzo immobiliare, e l'altro è un elemento non identificabile, l'oggetto dismesso, in disuso, che non ha la sua connotazione qualitativa definita, ma che messo in rete assume una valenza di contenitore per attività di qualità. Insomma, questo era. Sì. Va bene. Allora, io credo, adesso vi chiederei di esprimere, perché hanno parlato due testimoni, mi piacerebbe che, come se fosse una comunità, ognuno di voi si esprima sulle idee, no? E se trova nelle idee, vuol dire, la possibilità di continuare a lavorare attraverso i laboratori dal basso, piuttosto attraverso forme di lavoro, no? So che questo è promosso da un'associazione, una PS, che può farsi carico, no? di tradurre questa idea, queste suggestioni in progetti specifici, che magari può farsi carico di promuovere queste idee presso l'amministrazione, che con l'amministrazione può fare un percorso. Quindi mi piacerebbe ascoltare anche un po' tutti quanti voi. È proprio quella l'idea di fondo, l'idea che ci ha portato. Sì. Sì, quindi insomma, esprimiamoci un po' tutti, poi facciamo una conclusione. E quello che ci ha portato a pensare a questi laboratori, l'idea di darci da soli gli strumenti per poter essere propositivi nei confronti dell'amministrazione e nei confronti della comunità. È quello che ci ha spinto a fare questi laboratori. Io credo che dopo questi due primi incontri, no, diciamo, questi sono alberghi diffusi Borghi Autentici d'Italia, uno su centrale proprio sull'argomento ricettivo, comunità come ricezione, no, genuina, Borghi Autentici d'Italia come, diciamo, mission e cammino da intraprendere, no, verso il miglioramento della comunità. Al momento, solo con i primi due incontri, abbiamo un attimino scoperto le potenzialità che noi immaginavamo lontanamente, che invece adesso sono quasi tangibili, ancora abbiamo altri due incontri che aggiungeranno ancora altri tasselli, però se anche finisse oggi il laboratorio già ci sarebbero due grandi strumenti, sia di rivalutazione di una rivalutazione di un centro, di un borgo, ma sia anche come riattivazione di comunità con processi partecipativi che poi portano ad uno sviluppo economico, ad un ripopolamento, inoltre avere anche alle spalle, magari, cioè non avere alle spalle, aderire di cui di come quello di alberghi diffusi e Borghi Autentici d'Italia, oltre che aiutarti nelle linee guida, può anche magari offrirti un servizio di supporto, di consulenza, no? Per poter, quindi magari noi come associazione, ma vedo che un pochino si stanno attivando tante altre piccole associazioni, oggi si è inventato una qui dietro, veramente, che è sportiva, però anche lo sport può essere volano, no? di questo processo, bene, se l'associazionismo unito a un supporto amministrativo di un'amministrazione, secondo me si può andare tranquillamente in quella direzione, basta un po' di impegno, un po' di sacrificio, un po' di pazienza, ma insomma credo che questa è la strada giusta. Vi giuro che chi parla di Don Giovanni.
Non siamo obbligati a intervenire per forza. Io direi che come conclusione possiamo solo riaffermare il fatto che oggi esistono degli strumenti, che esiste durante tutto un ciclo di programmazione che offre attraverso quelle che sono le programmazioni regionali delle opportunità. L'invito, il tentativo di dare concretezza ai ragionamenti fatti oggi è quello di prendere consapevolezza di queste opportunità. Cioè, siete attivi, perché è evidente che aver già messo in su un'esperienza del genere significa che questo pezzo di comunità è una comunità che è attiva, che è consapevole di certi strumenti. Il problema è ampliare questa consapevolezza, al di là che li facciamo sedere sulle panchine, di ampliare questa consapevolezza e far sì che l'amministrazione possa giovarsi della motivazione della comunità, perché io di fronte alle critiche all'amministrazione dico sempre che sono poi i cittadini che devono spingere e sollecitare le amministrazioni. Il sindaco passa, le comunità restano. La cosa che credo che la conclusione di tutto ciò è che nonostante tutto, nonostante gli strumenti, nonostante quelle che sono le leggi, le opportunità normative, eccetera, sostanzialmente il problema è quello di avere una direzione, no? E capire su quale direzione coinvolgere il territorio e quindi insomma farsi carico di aver individuato questa direzione e farsi carico di condividerla ci consente di immaginare un futuro possibile, perché come diceva Seneca, nessun vento è favorevole al marinaio che non sa in quale porto andare, quindi se noi lo sappiamo già abbiamo fatto il primo passo. Io insomma spero di essere stato utile a promuovere delle idee, delle suggestioni. Rimaniamo come associazione disponibile per questa comunità, per questa associazione, per chi cittadini che lo volessero. Rimaniamo disponibili a fare un ragionamento con l'amministrazione, qualora l'amministrazione vedesse nell'associazione un'opportunità. Vi ringrazio e spero che siamo a disposizione. Prossimo appuntamento. Grazie.